Anni fa mi dilettavo con la zoologia. Amavo alzarmi di buon mattino e inoltrarmi nei boschi dietro casa mia, raccogliendo reperti, annotando le osservazioni sugli animali e facendo calchi delle impronte. Niente è più piacevole della quiete degli alberi, composta da tanti rumori soffusi, dal respiro del vento fra le foglie e l'incessante coro degli uccelli. Non mi capitò mai di trovarmi in qualche brutta situazione o di avere paura, fino al giorno in cui decisi di spostarmi dalla zona che solitamente frequentavo, seguendo il corso di un rigagnolo intasato di foglie cadute che scorreva sul fondo di un avvallamento, sovrastato da alti castagni. Era un posto meraviglioso, un luogo tanto magico che da un momento all'altro pensavo di poter scorgere gnomi fare capolino dai buchi nei tronchi o le fate danzare sulle primule che foderavano la china umida. Il ruscello mi condusse a un lago scavato nella liscia roccia grigia, nelle cui freddissime, limpide acque verde azzurro si svuotava una mormorante cascata che, a balze gioiose, scendeva da una muraglia di pietra. Desiderosa di vedere quel luogo da una prospettiva più elevata, presi ad arrampicarmi. Fu piuttosto facile, poiché quella scogliera recava molti appigli e terrazzamenti di roccia. Ero quasi arrivata in cima, quando la mia mano si chiuse su un oggetto allungato, freddo e liscio. Lì per lì pensai a un ramo. Ma quando lo vidi, raggelai. Era un osso, e non era l'unico. Quella piattaforma rocciosa era costellata da resti di scheletri. Notai zoccoli, casse toraciche, corna. Alcune ossa possedevano ancora una sottile pellicola di carne mummificata. A breve distanza c'era un gigantesco cumulo di rami e ramoscelli, cementificati da uno strato grigiastro di fango secco. Capì subito che si trattava di un nido, ma era talmente grande che due persone adulte avrebbero potuto dormirvi dentro. Fra i rami erano incastrate piume lunghe quanto il mio braccio, di un nero metallico. Con un tuffo al cuore notai altri due spaventosi elementi. Il primo, tre uova maculate più grosse di quelle di uno struzzo, che riposavano sul letto di soffice piumino. Il secondo furono le orbite vuote di un teschio umano che mi osservavano dall'interno del nido. La calotta cranica era stata fracassata, presentando i segni inequivocabili di violente beccate. In quel momento, mentre la paura mi permeava, udii una serie di violenti colpi. Arrivavano da lontano, ma erano in rapido avvicinamento. Potevano somigliare al suono prodotto da un grosso lenzuolo che sbatte al vento, ma io non mi ingannai. Era il battito di ali, enormi. Ancora oggi non so quale santo mi aiutò a scendere dalla scogliera a quella velocità, senza fracassarmi una gamba. In ogni caso, rompermi il collo era un'alternativa preferibile all'essere uccisa a colpi di becco. Mi gettai nella boscaglia, mentre qualcosa grande come un aliante sorvolava gli alberi, oscurando la luce per pochi attimi e facendo agitare selvaggiamente le chiome con una violenta raffica di vento. L'occhiata che diedi alle mie spalle fu rapida e piena di sgomento. Vidi molto poco a causa dei rami, oltre i quali scorsi la forma di un uccello dalle dimensioni di un rinoceronte atterrare sul nido. La biblioteca civica era un edificio in pietra scura, avvolto da un'atmosfera di severa eleganza vittoriana. Neanche i monitor dei computer, i distributori automatici di snack o le luci al neon smorzano l'aura antica che si respira all'interno. Mi recavo lì molto spesso per ultimare una tesi universitaria sul teatro shakespeariano e durante le pause mi beavo degli affreschi sui muri o del morbido riflesso della luce sul legno scuro degli scaffali o dei corrimano. Alcuni miei compagni di corso affermavano che la biblioteca era sinistra, con strane zone d'ombra, dove il buio pareva addensarsi senza motivo. O che talvolta, quando erano soli, avevano avuto la sgradevole idea che qualcuno scivolasse dietro di loro o che bisbigliasse. Io invece trovavo fosse un luogo meraviglioso, pieno di pace e cultura. Era inverno quando accadde. Novembre avrebbe ceduto posto a dicembre, entro breve, e fuori il mondo veniva sommerso da una coltre bianca e silente. Da ore stavo leggendo una noiosa monografia, cercando di condensare le nozioni importanti da tutto l'inutile contorno ampollosamente accademico. Erano quasi le 7 di sera. L'unica luce era quella della lampada accesa al mio tavolo, ed ero sola in quella sala da lettura. Attorno a me
come a imprigionarmi, si alzavano gli alti scaffali, stracolmi di volumi ben allineati e catalogati. Udì qualcosa, un sussurro. Alzai la testa, non molto perplessa, poiché i mormorii sono il classico linguaggio delle biblioteche, ma non vidi nessuno. Immaginai che si trattasse di un altro studente, nella sala lettura adiacente, e tornai a immergermi nelle gioie del teatro seicentesco. Ecco di nuovo quella voce, appena più forte. Non avevo colto le parole, ma mi erano sembrate languide e imbevute di dolore, come una supplica. Constatai stupefatta che avevo la pelle d'oca senza ragione. Alzai lo sguardo e i miei occhi si posarono sul monitor di un computer sulla scrivania di fronte. L'apparecchio era spento e lo schermo rifletteva le immagini come uno specchio di tenebra. Vidi me stessa, seduta al tavolo ingombro di libri e quaderni, e alle mie spalle una sagoma, alta, chiara e slanciata. Per prima cosa notai le forme di un antico abito ottocentesco, ma non fu quello a farmi urlare, quanto a rendermi conto che era senza testa. Mi volsi e lei era lì, di fronte a me, una sagoma diafana come una scultura di ghiaccio, le braccia sottili che uscivano dalle maniche a palloncino, i rivoli scuri del sangue che scendevano sui pizzi e sul corsetto dal collo brutalmente reciso. Le dita della sua mano sinistra affondavano nella chioma della testa recisa che gli pendeva al fianco, gli occhi rivoltati nelle orbite e la bocca fremente in un mormorio disperato e isterico. Il terrore mi folgorò come una saetta e persi i sensi. Mi svegliai nell'ufficio della direttrice, che non parve eccessivamente stupita nel sentire la storia pazzesca che riuscì a raccontarle balbettando. Mi rivelò in tono cupo che non ero la prima persona alla quale era apparso l'orribile spettro di Sophie Stonewall, che era stata proprietaria della biblioteca quando ancora l'edificio era una casa privata. Nel 1850, il marito di Sophie, scoprendo l'infedeltà della moglie, l'aveva decapitata con 12 colpi d'ascia al collo. Il calvario della mia famiglia è iniziato 2 anni fa, poco dopo Natale. Sulle prime, ovviamente, non feci caso ai disegni di mia figlia Emma. Trovai solo curioso il fatto che quelle 2 sagome vagamente umanoidi, con la testa a forma di goccia e lunghissime braccia sinuose, fossero tracciate col pennarello grigio, ma non riempite di colore. Vedete, Emma ama i colori, e ogni sua opera è un universo di gialli, rossi, viola. Emma adora il viola, blu, verdi, arancioni. È come se i suoi occhi vedessero il mondo attraverso un perpetuo arcobaleno. Fu l'unica cosa che stonava, l'unica che notai, ma poi non ci pensai più, fino a quando quelle strane figure non iniziarono a diventare una costante nei disegni della bambina. Li rappresentava molto spesso in giardino, con lei, oppure in cucina o nella sua stanza. A volte, invece, l'accompagnavano in un caotico mulinello di linee coloratissime e di sfere, che Emma ricreava col pennarello giallo limone e verde fosforescente. La mia non era vera preoccupazione, non all'inizio almeno. Però era chiaro che qualcosa in Emma era cambiato, anche se tanto fisicamente quanto caratterialmente pareva la stessa di sempre. Una volta, dopo essermi complimentata per il suo ennesimo disegno bizzarro, indicai le 2 forme in colore e chiesi: «Tesoro, ma chi sono questi signori?» Emma aveva 4 anni all'epoca e mi sorrise mentre disse qualcosa che mi diede i brividi, ovvero che quei signori erano quelli che venivano a prenderla. Dovetti controllare l'ansia per formulare la domanda successiva: «Emma, dove ti hanno portata questi signori?» Sebbene non avesse grandi doti linguistiche, riuscì a interpretare le sue frasi. Descrisse un locale enorme, poiché lo paragonò alla palestra della sua scuola, ma tutto bianco, con tantissime luci che si muovevano. E c'era anche una poltrona come quella del dentista, così la definì. Ma nel dirlo era serena, il che era strano, dato che Emma era terrorizzata dal dentista. Più interrogavo mia figlia, e più emergeva un racconto spaventoso. A sentir lei, quelle cose arrivavano in casa nostra dal cielo, a qualunque ora del giorno e della notte, e la portavano nella grande stanza argentata e lucente. Disse che la prima volta erano venuti a prenderla mentre giocava in giardino, sul retro. Come ho detto, sono passati 2 anni da quel giorno. Abbiamo cambiato casa 3 volte, attraversando un periodo molto duro. Pensavamo che fosse finalmente finita, che avessero smesso di seguirci. Ma l'altro giorno, Emma è venuta da me con il suo sorriso adorabile e ha detto che i signori del cielo erano tornati. Stavolta però
volevano anche me e suo papà. Per ora ancora non è successo nulla, ma mio marito e io viviamo nell'angoscia. Dentro di me sento che è solo questione di tempo prima che conducano anche noi in quella stanza enorme e bianca, piena di innumerevoli luci. Tutti voi di certo conoscerete qualche gioco spaventoso, di quelli che spesso vengono descritti sui siti di creepypasta. Bloody Mary, tavoletta Ouija, Charlie Challenge, quella roba lì insomma. Circolano sempre un sacco di leggende metropolitane e storie terribili su quei giochi. Ma mi chiedo, davvero qualcuno li ha provati sul serio? A me pareva veramente assurdo che uno si mettesse a ripetere frasi davanti allo specchio nel cuore della notte o cose simili. Eppure il mio amico Marco l'ha fatto. Ha trovato online questo gioco. Sembrava la solita cavolata, come negli altri casi. Si chiama Non voltarti ed è piuttosto semplice. Bisogna praticarlo alle 3 del mattino in una stanza chiusa a chiave con le finestre sbarrate. Si accende una candela e si ripete per 3 volte. Di paura morirò, se a guardare mi volterò. Poi si soffia sulla candela. Stando alle istruzioni, la formula evocherebbe qualcosa di non identificato che si manifesta alle tue spalle. Un'entità orrenda e ringhiante che cerca di indurti a guardarla per oltre un'ora. Se il giocatore riesce a resistere e non si volta malgrado il terrore, la creatura scompare e la sfida è vinta. Marco, che di queste boiate era appassionato, aveva manifestato più volte il desiderio di provarlo, dicendo che per uno come lui, cresciuto a pane e fin dell'orrore, sopravvivere sarebbe stata una bazzecola. Ora che, insieme agli altri della nostra classe, siamo attorno alla sua bara, pronta per essere interrata, so che il mio amico sopravvalutava di gran lunga il proprio ardimento.